Bella ragazzi, adesso vi faccio vedere un tubo di Geissner fatto con un normalissimo tubetto di plastica da ferramenta, alimentato da un trasformatore vecchio tipo per insegna luminosa. E il tubo qua, come potete vedere, è collegato a una pompa a vuoto. Allora, adesso metto in funzione la pompa a vuoto. Bisogna aspettare un po' che si formi il vuoto. Come vedete si sta accendendo una luce violacea al suo interno. Diventerà sempre più luminosa, più bianca. Questo tubo si può anche toccare, è un tubo di plastica flessibile. È molto bello, divertente, simpatico. Allora, praticamente otteniamo la ionizzazione dell'aria rarefatta dentro questo tubetto, sempre collegato alla pompa. C'è una tensione di circa 4000 volt e arriviamo a una pressione di 10 alla meno 1 bar circa. E purtroppo, essendo la plastica un po' porosa, non si può pensare di sigillare questo tubo e tenerlo sempre in funzione senza pompa a vuoto. Deve essere quindi sempre collegato alla pompa a vuoto. Qua abbiamo un tappo, questi sono tubetti che fanno da elettrodo dove il gas, l'aria rarefatta va a fare contatto all'interno, questo è uguale, stessa cosa. E abbiamo fatto il nostro bel lampadone ad aria rarefatta.